Un caro saluto al mio amico Alberto Lombardoni, naturalmente a voi tutti che ci seguite, so l'avevo detto anche la settimana scorsa, le puntate della Madonna degli Aie fanno audience, ma noi a parte che noi non è che lo facciamo, per farlo, siamo contenti se ci seguono, ma vi assicuro che io all'audience non ci ho mai guardato, nel senso faccio le cose che mi piacciono, che piacciono i miei ospiti e poi la gente segue queste cose normali e l'audience arriva quando sei serio, senza bisogno di fare cose strane come ti ricordi. Eh, il cantante Morandi che andò in televisione con le mutande, sì. ecco, noi non andiamo in televisione con le mutande e Farodi, parliamo di cose serie, magari cose di questo tipo, i miracoli, è vero, non è vero, sarà, ci sarà stato questo miracolo, c'è stata questa apparizione, ci sono state cose strane, io ho, ho intervistato anche le amiche d'infanzia di, di Adelaide, Adelaide. non sono, sono un grande frequentatore di chiese, però insomma, questa cosa mi ha, mi ha colpito tant'è che sono quasi dieci anni. Che ne parliamo e lui ha fatto. Lo dicevamo la settimana scorsa. 70 trasmissioni. Noi siamo a 72, eh? Sì, sì siamo. Ci siamo ci allora, sto Vediamo un po' di. Abbiamo parlato del miracolo di Hitler, della guerra, dei servizi segreti, dei bombardamenti non fatti a Bergamo grazie a, a questa diciamo, situazione, di questa apparizione. Però poi lì c'è questo luogo che è una piccola cappelletta. Modesta, c'è ancora la vecchia Cassina, com'era allora, a parte la bandiera della Lega che è appesa per aria. Alla casa di Adelaide. No? Alla, Alla casa di Adelaide. Adelaide che a, ecco, e quella, quella cappelletta lì, per esempio, eh. è, è stata costruita subito. Eh, il vescovo Bernareggi, i primi giorni dopo l'apparizione, che, che aveva chiesto subito un progetto per, per costruire una, una, un rifugio. Un piccolo un rifugio per i pellegrini poi dopo eh, pensava che mh, era, troppo, era troppo piccolo troppo... Allora, facciamo facciamo un santuario qualche giorno dopo fanno il progetto del santuario ma poi dopo non va bene no no se no eh, devo approvare l'apparizione ah. allora decide per una capelletta ma 20 giorni dopo era, era, già, era già deciso per il mese a giugno era già decisa era già decisa la, no, la costruzione poi l'hanno costruita anni. Questa cappelletta poi è stata, eh, è stata un po' sistemata, eccetera, e poi si è andata avanti fino a ultimamente. Quando, eh, dopo la morte di Adelaide, eh, ed è l'anno scorso, per esempio, mese, mese di novembre, il comune di Bonate. Ha fatto una delibera di riqualificazione della zona intorno a questa cappelletta. Che, che cosa vogliono fare? Vogliono eh, spostare la strada che passa davanti alla cappelletta, passerà in un'altra proprietà che è quella della de San croix di questa. Eh, eh, come si dice eh, di questa organizzazione che è venuta da Sanremo che aveva acquistato questi, questi terreni e che, che dovranno anche anche portargli le vie a questi terreni mm. no? quindi ci sarà c'è ancora una diatriba in corso certo. eh, per questa società ma comunque vediamo Poi se andrà fini che non eh, spetta esatto. a noi entrare nell'argomento eh. in questo momento eh, e comunque ma investis, eh, mettono a disposizione un milione, milione e cinquanta mila euro di cui 710 mila da parte della diocesi dioce di Bergamo e 340 mila da parte del comune di Bergamo. Allora mm. uno si chiede è un, parco religioso. Un, un, milione, un milione di euro perché, perché si spendono eh, perché se è non è vera l'apparizione? Se dicono che non è vera l'apparizione, no? ecco, non spetta a noi dimostrare che. Io ho ma sempre detto. Se non, fu, beh, diciamo, diciamo non spetta a noi dimostrare diciamo che è Ma anche l'avvocato la la del diavolo. Sì. No? Io sai che sì. lo dico sempre che non sono una, un frequentatore di chiese, però la cosa mi ha appassionato. Però anche vedendolo dal punto di vista sociale, ma anche turistico, ma anche sociologico, perché no? Perché, perché non, no. non gente... usare questa credenza o convinzione o fede per far stare insieme la gente per farla sentire io sono andato con Lombardoni con Purcaro e anche con Ravagio c'è tanta gente tanta gente, molto silenzio gente in meditazione, gente che pregava gente che si chiacchierava tra di loro si scambiavano delle opinioni un posto di serenità ora, qualsiasi cosa sia vera l'apparizione non vera l'apparizione perché non dare uno sfogo uno sbocco a posti così senza dire certo. che vai dallo psicologo, per esempio, e quindi vogliono fare questo, questo, questa zona di, di preghiera, zona, certo. con dei parcheggi spostano i parcheggi dietro la cappelletta, molto più in là, eh, fanno una cinquantina Se di diventa, parcheggi. Diventa bello. Ecco, eh, e quindi eh, e vogliono re, eh, fare una recinzione anche, eh, perché così almeno il luogo sarà è anche e controllato. Il dipinto. Allora, che cosa è successo? A parte questo, prima che morisse Adelaide, qualche, qualche mese prima che morisse Adelaide, lei incontrò il Vescovo il mese di aprile Ricordiamo del 2014. Adelaide la, la, e, la bambina dell'apparizione. Sì, era, era l'inaugurazione della chiesa, della uh, risistemazione della chiesa di Ghiai di Bonate e ha incontrato il Vescovo. Non si sa che cosa si sono detto, però lei ha detto è il più bel giorno della mia vita, si è visto poi un mese dopo, hanno portato la grande palla d'altare della pittrice Balzarini, non è quella del Galizio, attenzione, no? perché tanti dicono è, è la, la palla d'altare del Galizio, quella famosa palla d'altare che lui aveva, questo pittore aveva fatto subito dopo le apparizioni mm. con Adelaide. È, un, è una palla d'altare di proprietà di Adelaide, che l'aveva lasciata, eccola qua. Che è modesta, modesta. non è molto artistico. grande. L'aveva lasciata, l'aveva tenuta Adelaide in casa di Aghiai, e poi dopo l'aveva consegnata in parrocchia con, mm. la, con la, la, la promessa che questa, questo 2 sarebbe andato alla cappelletta in quando le cose sarebbero evolute per il meglio. Mm. E guarda caso, un mese dopo che Adelaide è stata incontrata dal vescovo di Aghiai di Bonate compare il primi di maggio del, del 2000... Quindi tu hai letto tra le righe, insomma. Oh, dico, eh, che cosa sta succedendo? Non è tutto, Adelaide muore a ad uh, fine agosto del 2014, a fine dicembre, primi di gennaio, alla Cappelletta portano una grande statua, una grande statua della Madonna con i due piccioni in ballo e la statua della, della, che apparteneva all'associazione ricerche storiche Ghiaia 44, e quella statua che, espo, che esponevano sempre vicino alla casa di Adena Delaide nel cortile tutti gli anni il 13 di maggio, L'hanno messa alla cappella, lì eh, protetta col plexiglass. Allora, c'è il quadro, c'è la, la statua, si dice messa durante il mese di maggio, e, eccetera. Adesso ci sono anche, eh, c'è questa storia del, che a Roma ha chiesto i documenti. Invitano Lombardone eh, alla televisione. Della televisione. Allora, eh, certo, si va avanti, non si va avanti, si va avanti con cautela, io penso che la Chiesa ha dei tempi molto lunghi, no? però diciamo che se, se guardiamo vent'anni fa quello che c'era e quello che c'è adesso. A parte il fatto che, che, un... devo che devo dire che comunque non è mai stato vietato alla gente di andare a pregare ah, Galego certo, diciamo certo. che i vescovi non hanno mai, mai vietato. Una cosa che, che mi dispiace <ride> però nei miei studi è che eh, tutti i vescovi, dopo Bernareggi, hanno dichiarato di non aver letto niente. Ci sono le loro dichiarazioni, quando, quando rispondono, eh, io non ho letto niente perché io mi fido di quello che ha fatto la commissione del 44. Non ho letto ecco. E quello è brutto perché allora eh, pochissimi sono informati sugli aerei di Bonate, io ho incontrato sacerdoti, tanta gente, no, ma non sanno nulla. Siamo sanno, sanno, sanno i vertici, ma la gente... Ora, io voglio ricordare, ho detto diverse volte, quando soprattutto facevamo le prime volte perché durava la trasmissione, sì. durava un'ora e la diffusione non c'era la TV digitale, per cui la diffusione delle, delle emittenti era, erano meno e quindi era più vasta. Mi telefonavano a casa, mandavano le lettere anonime. Ma non di solito arrivano le lettere anonime per fare sì. delle denunce. No, mandavano delle lettere anonime dicendo bravi fate questa cosa. Io non ho mai avuto riscontri eclatanti uh -huh. come con Madonna e Gai. Vuol dire che c'è una moltitudine di persone che ci crede, che, eccetera, e che io rispetto. E che io rispetto. Che se... E che quindi voglio dire. Non si deve negare una cosa del genere, se uno crede a qualcosa, come, sta come bene si, con questa, si, si, perché... Si. Come è, si rispetta chi eh, non crede, cioè eh. chi dice io non credo va bene, è Però, la tua convinzione, va. no? Però comunque c'è un cambiamento, ecco vuoi ricordare che Papa Giovanni c'entrava un po' in questa storia? Beh Papa Giovanni... abbiamo parlato in questi allora, giorni. Allora pa Papa, Giovanni, Papa Giovanni, lui in un certo senso credeva in questa storia no? ma eh, che cosa è successo? È successo che si chiamava Roncalli era un parente, eh, lo dice lei anche si lui: è un parente molto lontano. Un ramo, un rago, un ramo secondario, no, di, uh -huh. eh, lo dice anche lui, uh -huh. no? ecco. Eh, e, quindi, e quindi doveva procedere con cautela. Che cosa ha fatto Papa Giovanni? Papa Giovanni aveva fatto fare delle indagini eh, a degli amici che, eh, il, il, il Monsignor Carozzi, anche il Monsignor Chiodi. E chiedeva voglio un'indagine sopra le parti ditemi un po' come stanno le cose ma questi non, non hanno, non hanno io ho visto le, le risposte che hanno dato non hanno indagato, non hanno visto gli atti cioè, soprattutto nessuno. Monsignor Carozzi ha risposto a delle cose eh, veramente secondarie al Papa no? però eh, questo Carossi dice, dice alla fine in una sua relazione riservata al Papa, dice che non era opportuno non era opportuno eh, riaprire il caso, no? perché emergerebbero dei, dei fatti che mh, getterebbero, un, eh, dice testualmente, discredito, dice, discredito su, sul vescovo Bernareggi, oppure e poi, che ci sarebbe stato il pettegolezzo del clero bergamasco, ci sarebbe stata la spaccatura. Allora, tanti dicono, eh ma il Papa non ha fatto niente, ma cosa poteva fare il Papa Giovanni dopo una risposta del genere a un suo amico? Eh, Lascia perdere, certo, eh, certo. stiamo lì, aspettiamo. Eh, anche il, il cardinale Ottaviani che diceva eh, sì, se il Papa chiede riapriamo, ma noi abbiamo detto dilatiamo, cioè eh, lasciamo lì e vedremo vedremo col tempo. Ma la sensibilità adesso secondo te arriva dal Papa Francesco, arrivava già dal da Presidente? Ma eh, Papa. Io, so, io, so <coughs> che, io so che io ho, scritto, ho scritto ai vari papi, ho scritto anche, anche. a Benedetto XVI, no? so che Benedetto XVI eh, era, eh, aveva fatto... Certo, qualcosa, cert qualcosa no? eh, Poi un giorno ne, ne parleremo, ecco. E, e adesso anche questo Papa, ho scritto anche a lui, ho mandato, ho mandato il, il mio libro, è chiaro che eh, non ho avuto, non ho avuto risposta. So che a Roma qualcosa si muove, però sappiamo benissimo che le apparizioni eh, chi è, è l'organo competente? Chi è, è il Vescovo? È il Vescovo della diocesi in cui è, oh, è apparsa e, la Madonna? Ma non Vescovo che qualche anno che c'è. Ecco, e questo eh. vero. Ve, allora, qualcuno dice eh, anche qui uso il condizionale, eh, qualcuno eh, dice che il Vescovo aveva fatto una commissione, a, aveva f, creato una commissione fuori, fuori dalla diocesi per poter esamina, riesaminare no. il caso, dicono così. No? non lo so se poi è vero è tutto da vedere allora eh, io ti ringrazio magari aspettiamo un attimo so che tu tornerai uh, a, a Roma vero? io tornerò a Roma, a Roma tornerò a Roma, a Roma, a Roma, a Roma, a Roma adesso fra, fra qualche qualche settimana eh, 2000, per che è una rete della eh. CE e quindi poi in vado a quando c'è novità mi fai un colpo di telefono è e certo. approfondiamo c'è il materiale nuovo noi, vabbè, abbiamo sempre eh, i nostri video, ecco, eh, le trasmissioni in YouTube. Volevo dire che se volete, chiedere, di che se, volete eh, se andate sul mio sito www.madonadaleghiaio.it e se, nella se andate nella sezione documenti e poi eh, vedrete eh, studi e approfondimenti in questa sezione, io ho scritto tantissime cose adesso, di cui documenti anche di, di 70 pagine su sull'argomento. Allora potete approfondire. Mm. Benissimo, allora Alberto Lombardone ti ringrazio e complimenti per il lavoro che hai fatto, Grazie. che stai facendo. E ti rispettatore appuntamento naturalmente tutti i giorni a quest'ora, tranne alla domenica. E a, e presto. a presto. A presto, arrivederci.